Deputati per un giorno potrebbe essere il titolo di un nuovo corto della Poti Pictures per raccontare l'esperienza della casa cinematografica aretina nell'aula dei gruppi parlamentari a Roma. Una grande opportunità per gli attori speciali del team guidato dal regista Daniele Bonarini, che insieme agli alunni della classe terza A del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo hanno presentato il progetto A Tutto Cinema alla vicepresidente della Camera Marina Sereni, all'onorevole Marco Donati e alla senatrice Donella Mattesini. Un percorso didattico che da ottobre ad aprile ha visto lavorare insieme bambini e staff della Poti Pictures, sfruttando la macchina da presa come mezzo per fare inclusione. Il prodotto finale è stato il cortometraggio La scuola di domani. È un progetto straordinario, penso che davvero lo dovremmo presentare anche al Ministero, perché questo strumento, appunto dentro alle scuole non solo, può essere uno strumento di grande cambiamento culturale, perché saper rispettare le differenze, saper includere, sentirsi, come dire, rispettosi delle differenze di ognuno è l'elemento fondamentale su cui ricostruire le ragioni dello stare insieme. Era un regalo, credo, agli attori, al regista Daniele Bonarini, per le emozioni che ci hanno regalato in questi mesi. Chiaro che è un'esperienza talmente importante e quasi un unicum a livello nazionale, che credo possa essere proprio utilizzata a fini culturali, non solo di inclusione e integrazione, perché sono vere e proprie produzioni cinematografiche, e questi attori speciali sono dei reali attori che hanno capacità di recitazione. L'inclusione passa anche dall'integrazione lavorativa. Tra gli obiettivi racchiusi nella mission della Poti Pictures c'è infatti anche la retribuzione degli attori per il loro lavoro. Cercare di inquadrare a livello appunto lavorativo i ragazzi non è semplice, perché anche in questo siamo nuovi, nel senso, già è difficile far fare un film a un ragazzo, retribuirlo come attore, però effettivamente è il percorso che hanno fatto con una professionalità incredibile, una costanza immensa, quindi è giusto riconoscere a loro quello che gli era stato promesso, e così sarà.